Si è riunita per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid la Commissione Sanità del Comune di Teramo, presieduta dal consigliere Vincenzo Cipolletti, medico urologo all'ospedale Mazzini. Non sono mancate frecciate pesanti all'ASL di Teramo, criticata per l'iniziale disorganizzazione nell'affrontare i contagi all'interno del nosocomio teramano. Ma poi le argomentazioni hanno riguardato il futuro, la centralità del Mazzini, ormai messo in sicurezza, dove si deve tornare subito ad effettuare ogni tipo di intervento programmato. Le liste d'attesa in questi 2 mesi di stop sono diventate lunghissime. Durante la Commissione Sanità del Comune di Teramo lei ha affrontato diversi problemi sanitari, però al di là delle polemiche sull'impreparazione dell'ASL di Teramo in questa prima fase dell'epidemia, lei che cosa propone di concreto per affrontare questa seconda fase che sta per iniziare? Certamente bisogna andare oltre. Oggi c'è un problema fondamentale che in tutti questi mesi non sono state svolte ovviamente quelle attività sia chirurgiche che ambulatoriali che erano state programmate. Ci sono tantissime liste di attesa. Lei propone che debba ripartire un po' tutto, presto? Assolutamente sì, perché se ci avviamo verso quel tipo di fase, che è sicuramente una fase di ripresa e di ritorno a quello che era l'attività normale, la vita normale, ovviamente con le difficoltà che ci saranno, ma il primo obiettivo è quello di tornare a svolgere quelle funzioni. Ci sono le evidenze che c'è una lista di attesa lunghissima. Oggi quella lista si è di molto allungata, ci sono persone che avevano degli interventi programmati che stanno aspettando da mesi. Quindi, quando potrebbero ripartire questi interventi programmati secondo lei? Secondo me immediatamente, non c'è nessun tipo di attualmente di difficoltà, perché il Covid ad Atri c'è, presso l'ex sanatorio è stata garantita questa buona equipe fra malattie infettive e pneumologie per la gestione dei malati Covid. Il Mazzini può tranquillamente tornare, piano piano ovviamente, però da domani, dico io, da domani, a svolgere questi tipi di attività. Cipolletti infine ricorda i suoi primi anni di professione al Mazzini, un nosocomio di eccellenza, tra i migliori del centro-sud dell'Italia. L'auspicio è che Teramo possa tornare a brillare nel campo delle strutture ospedaliere come una volta, grazie anche alla realizzazione del nuovo ospedale.